È un libro d'attualità perché comunque è un problema che lo sport è cambiato. È cambiata la società, quindi è difficile che lo sport rimanesse immune da questo. Però lo sport poteva essere una bella possibilità. Beh, lo sport è la vita, quindi come lo intendo in questo testo è proprio il nostro cambio di modo di essere, per cui il tema della relazione, perché certo. Si tratta di un libro che parla di relazione tra allenatori, dirigenti e genitori, soprattutto certo. Per supportare l'atleta, è un mondo che è cambiato, una società che è cambiata, il genitore è più vicino, ma anche per fortuna, perché certo. Alcuni dicono oh no, ma meglio atleti orfani, ma sono sciocchi quelli che dicono quella cosa, perché oggi il genitore è il volontario più importante dello sport, paga la quota, porta i figli all'allenamento, porta i figli a partita, se si fanno male li cura il genitore, e poi spesso io vengo da pallavolo, da noi i genitori fanno i segnapunti e anche i dirigenti accompagnatori, quindi insomma bisogna, obiettivo, come dico io, con attenzione andare d'accordo proprio, ma è una relazione che alla fine ti permette di crescere nella tua vita come genitore, come allenatore, in quel caso aiutando il figlio. Tra l'altro si dice che nello sport in genere bisogna aver fame, no? Ma è superato questo concetto ormai, cioè dobbiamo renderci conto che è tutto diverso rispetto a 20, 30 anni fa, anche 10 anni fa, quindi la fame non, forse va coltivata, no? Cioè la voglia di arrivare al successo, la voglia di arrivare a un traguardo è una costanza che, come dicevi tu, tutte le componenti devono aiutarsi per dare questo. Bravissimo, proprio le componenti noi le abbiamo immaginate come un triangolo relazionale, quindi atleta, genitore, allenatore, questo triangolo dovrebbe diventare un cerchio, dovrebbe diventare più armonico non con certo. Degli spigoli taglienti gli uni verso gli altri, proprio perché oggi il tema che dicevi tu, la motivazione, certo. La chiamo io, è fondamentale per i nostri ragazzi, certo. Quindi la nostra sfida è motivarli, inutile dire no, una volta era meglio, era peggio, non mi interessa, ragazzi di oggi bisogna parlargli un po' di più, bisogna raccontare le cose, perché fanno quello che fanno, bisogna motivarli, e quindi una parte della sfida è la relazione, perché la motivazione la dà la famiglia, certo. La dà l'allenatore, la dà la società dove giocano. Importante anche appunto che campioni che scendono in campo per mettere in gioco la propria esperienza, che può essere lontana nel tempo, però può essere d'aiuto, no? Non pretendere che si facciano esperienze ai ragazzi, ma trasmettere a loro queste esperienze. Sì, è sempre difficile, nel senso che per me è stato un lavoro difficile. Quando sono partito pensavo fosse più facile, questa cosa è partita insomma dal Trentino, dove hanno creduto in questa formazione, perché il progetto libro è anche un progetto spettacolo teatrale più dibattito alla fine. Siccome io sono giornalista ex Sky, poi giornalista sì, sì. È una parola grossa perché ho giocato, però ho fatto 11 anni, quindi faccio anche il moderatore, ma l'obiettivo è proprio quello di portare la mia storia, la mia esperienza, ma più del dopo sport, sì. Perché io sono grande, quindi portarla a beneficio delle famiglie, di vivere questa esperienza di vita, che sono i 999 che non ce la fanno, perché uno certo. Su 1000 che diventa campione, quello lì la strada la trova, e lasciare che negli altri rimanga la passione per lo sport, e non che ci sia quel fenomeno così brutto, che purtroppo è grande, che è dell'abbandono, che a volte è proprio legato
se vede il genitore che litiga, l'allenatore che mi tratta magari male, non mi motiva, dopo sono tantissimi fattori, noi perdiamo dei ragazzi che poi si perdono la passione dello sport per tutta la vita, quando secondo me il gioco è bello a qualsiasi età, anche se sei, se giochi tra amici e poi ti mangi una pizza. Quindi forza 999. Esatto, forza 999, prendiamoci cura di loro con questo libro Panchine Pensanti. Take your lessons to the sound of the post.